qua. Allora, oggi vi porto nella mia lavatrice. Allora, queste sono tutte cose già umide, bianche e grigie. E adesso andremo a metterci questo che è coloreria italiana di un arancio brillante. Adesso ve lo faccio vedere. Acceso, arancio, arancione brillante. Perché servono dei pantaloni per Luca per il costume di carnevale. Quindi ora andremo a come funziona lì? Dicono di rimuovere il tappino che c'è qua e dentro c'è il colorante. Allora, i capi non devono superare i 600 grammi, c'è scritto. E questo devono essere umidi e questo deve essere appoggiato così sopra i capi umidi. Questi sono 600 grammi di capi. Li ho pesati, vanno pesati da asciutti. Ora dobbiamo chiudere e far partire il nostro lavaggio a 40 gradi per cotone, quindi andrò a metterlo di qua. Stavo sbagliando. Devo pulire la manopola della lavatrice. Senza detersivo, senza niente. E andiamo a farlo partire. Io direi che lo metto così. E andiamo a farla partire. E vedremo che cosa succederà. Tanto vi tengo qua con me, vediamo che cosa succede realmente. Poi ovviamente bisognerà fare. Ops, c'era una cosa appiccicata dentro. Ovviamente bisognerà poi andare a fare un secondo lavaggio senza il detersivo, cioè senza la pallina, ma con il detersivo a 40 gradi sempre. Mi sembra una lavatrice così sprecata per così poca roba. Vabbè. Comunque, vedremo se appunto riusciamo a fare quello che vogliamo. E nulla, quindi ci aggiorniamo più tardi. Volevo vedere cosa succedeva quando si apriva, cioè quando si girava. Volevo aspettare insieme a voi. E intanto devo fare solo dei pantaloni barra calze per Luca, vediamo cos'è che prende il colore giusto. E ho aggiunto delle canottiere di Luca. Oh mio Dio, era rimasto qualcosa dentro la lavatrice. Ah no, sono i pantaloni grigi di Luca. Pensavo fosse rimasto qualcosa dentro la lavatrice, invece erano i pantaloni che non verranno mai arancioni a parer mio. Vedremo. E comunque vedremo cosa succederà. Queste erano le istruzioni. Mamma mia. Ah, beh, no, vi dicevo che ho aggiunto anche due canottiere di Luca, un paio di mutande, un paio di calze e due magliette mie bianche. Che intanto ho il problema che si macchiano sempre di giallo sotto le ascelle, quindi direi che è un'ottima soluzione. Va bene, ci vediamo quando questo lavaggio avrà terminato e così vi farò vedere il mezzo risultato e poi vedremo come sarà il risultato finale e domani invece vi farò vedere il risultato asciutto ovviamente. Quindi a dopo. Buono, il calzino non ha preso. Vediamo se poi tutto il resto rimane così bello arancione. Anche i pantaloni che erano grigi sembrano belli arancioni. Ora ho azionato il lavaggio, quello con il detersivo, e vediamo se e cosa succederà. Calzini appunto non hanno preso, chissà perché.
Le calze invece sembrerebbe proprio di sì. Vedremo una volta finito il lavaggio. Quindi a dopo. Ok, allora abbiamo fatto il lavaggio con il detersivo. Quindi ora spegniamo la nostra lavatrice, apriamo e vediamo. A parte che qua mi ha colorato tutto il bordo. Allora, io direi che sembra che siano venuti abbastanza bene. Allora, questi pantaloni sono venuti bene, erano grigi. E sono venute anche le calze. Questi calzini qua invece no, non sono venuti un granché. Mentre invece maglie, questa magliettina di Luca era un po' bruttina, un po' semplice, adesso è bellissima. Bello, tutto bellissimo. Queste calze sembrano un po' rosa, quindi non lo so. Vedremo una volta asciutte. Basta, non c'è più niente. Adesso domani farò fare un giro con la candeggina per togliere tutto questo residuo di colore. Benissimo, ve le farò vedere poi asciutte. Ok, questo è l'arancione che è venuto, quindi direi fantastico. Adesso vi faccio vedere anche i pantaloni di Luca, perché le calze purtroppo sono rimaste male, tutto il resto è rimasto benissimo. I calzini non hanno preso, come vi avevo già fatto vedere, mentre invece le calze fini sono rimaste più su un rosa che arancione. E ora vi faccio vedere invece i pantaloni grigi. Ecco qua i pantaloni di Luca, sono rimasti di un bellissimo arancione. Ovviamente le cuciture qua no, perché vuol dire che sono in sintetico e anche la scritta dietro, ma qua verrà coperta dal costume perché verrà qui. E quindi siamo pronti per domani e domani vi farò vedere i vari dettagli.